quale sia, a suo giudizio, il segreto del successo di Mastroianni. Beh, è difficile rispondere. Onestamente non lo so. Cioè, ci sono degli elementi evidenti, la sua capacità, la sua bravura di attore, ma non è lui solo così bravo, ce ne sono altri altrettanto bravi, che non hanno altrettanto successo. Il perché è impossibile a dirsi, credo che nessuno lo possa dire. Se ci fosse qualcuno che sapesse rispondere a questa domanda, avrebbe il segreto del successo, sarebbe l'uomo più ricco del mondo. Probabilmente Mastroianni c'è. Ci sono delle caratteristiche italiane che interessano all'estero, ma un po' stilizzate, cioè contenute, e quindi rese meno folcloristiche, e quindi più accessibili ad un pubblico internazionale. Forse è questo che lo differenzia da altri attori più caratteristici e quindi meno, forse meno comprensibili. C'è in Mastroianni abbastanza di italiano, ma anche abbastanza di universale, qualche cosa di più morbido, di più sfumato, di meno tipico, ma allo stesso tempo abbastanza tipico. Grande disgrazia. Poveretto, non gli ha retto il cuore. Ma voi non dovete angustiarvi troppo. In fondo noi tutti lo sapevamo che Don Calogero era malato di cuore da tanto tempo. Ma adesso però vi dovete muovere, Don Pefè. La vostra famiglia era una famiglia onorata. Tutto il paese aspetta. E voi non potete. Mi spiego? Abbiamo messo in moto amici fedati. Tempo 24 ore, sapremo. Sapremo dove stanno. Coraggio. Siete voi il barone Don Ferdinando Cefalù? Sì. Mi chiamo Immacolata Patanè. Sono sua moglie. Sono venuta appositamente da Catania per sapere che cosa intendete fare voi. Ma io veramente non... Eh sì, ora la provocazione c'era. Provocazione grave.